Però ragazzi, dite la verità, lasciate un piace se ci avete giocato almeno una volta. Ragazzi, questo è veramente un video epico, guardatelo fino alla fine e vi aspetto questo pomeriggio dalle 18.30 in live per seguire l'evento Microsoft. Oh, annunceranno delle bombe, quindi non mancate, e anche l'ultima live poi riprendiamo a settembre. Ma guardate questo video perché è clamoroso ragazzi, supportatelo alla grande. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Non so perché sto facendo questo video. La lunghezza della mia barba vi dovrebbe far capire quanto mi sto annoiando in questa estate. Ma non c'è sta niente. E perciò, tranquilli, non avete preso la macchina del tempo. Questo non è il 2015. Ma oggi andiamo a rispolverare un video che ho fatto forse, boh, raga, 5 anni fa. Akinator. No, no, fermi, posso spiegare. È vero che sto andando in vacanza, quindi questi video li vedrete, boh. Però, ragazzi, l'altro giorno mi chiedevo: ma secondo voi Akinator riuscirà ad indovinare mia figlia Adele? Per chi finora ha vissuto in una caverna, che cos'è Akinator? È questo qua, ragazzi, è questo genio che pensa a un personaggio reale o immaginario. Proverò a indovinarlo e lo indovina. È magia, io non so come sia possibile. Ce la fa, ce la fa. Tra l'altro, ragazzi, oh, ancora giocatissimo, 50.900 partite giocate oggi. Ultime 10 partite, Richard Benson, Paolo Maldini, Cucciolo, Gummy Bear, Anna Oxa. Il personaggio più discusso, il signoressa. Quindi, ragazzi, il video sarà questo. Proverò a fargli indovinare Adele, quindi andando a rispondere a tutte le domande, e poi gireremo la ruota della fortuna per cercare altri personaggi famosi random italiani e vedere se Akinator riuscirà a indovinarli in base alle mie risposte, che ovviamente, ragazzi, so quelle che so visto che non conosco i personaggi. Secondo me poteva essere divertente. Però ragazzi, dite la verità, lasciate un piace se ci avete giocato almeno una volta. Quindi ragazzi, iniziamo provando a fargli indovinare mia figlia Adele. E voi direte: vabbè Mike, ma sei sicuro che ci sarà? Forse sì, forse no, è chiaro che è questo il bello, dai, proviamoci. Il tuo personaggio è maschio? No, 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 no. Ragazzi, ma è pieno di pubblicità, ma che succede? Il tuo personaggio vive in Italia? Sì. Il tuo personaggio è diventato famoso grazie a YouTube? Allora, signora Akinator, io non ti voglio triccare, però, dobbiamo scendere proprio alla semantica delle parole. Cioè, scusami, famoso è un parolone. Anche se, qua, huge flex. Effettivamente, ragazzi, il giorno in cui è nata Adele era già prima in tendenza. Nel 2021. Però metterò probabilmente, perché effettivamente se qualcuno, cioè se hanno creato la pagina è perché è grazie a YouTube, dovrei mettere sì. Però lo triccherò e gli dirò probabilmente. Il tuo personaggio ha a che fare col mondo dei videogiochi? Beh sì, dai, sì, indirettamente però sì. Potrei mettere anche qua probabilmente, perché non c'è il legame proprio diretto, probabilmente. Il tuo personaggio è un supereroe? Signor Akinator, damogli tempo, no. È un gamer? No, non è un gamer. Non è un gamer, perché il mio personaggio non è un gamer, no. È nato a Torino? Non è FaviJ, no. Il tuo personaggio è stato morso da sua... No, fortunatamente ancora no. Allora, a me ha morso più volte. L'ho morsa io, ma non da Suarez, no. No, da Suarez, no. È stato scoperto grazie a YouTube? Beh, sì, dai, dai. Usa la magia nera? Spero di no, ragazzi. Spero di no. Ha a che fare con le lingue? Beh, duslinguazzate le dà, però no, no, no. Ha un gatto? No. Ah, Akinator in difficoltà, Il tuo personaggio è uno dei miei conto te? Magari, magari, però purtroppo no. Ha fatto parte del gruppo dei nomadi? No. Il tuo personaggio ha mai spiegato durante... Da dove stiamo partendo? Il tuo personaggio ha mai spiegato durante la sostituzione di un professore? Akinator, ma che è sta faccia? No, ma che domanda è? È fidanzato con uno youtuber famoso? No, spero di no, manco in futuro, per favore. Ha partecipato a Temptation Island? No, spero di no, neanche in futuro. Conosce Aaron Artist? No. Ha più di 19 anni? No. Guarda, raga, lo sto a far scoppiare, Akinator. Ha trascorso delle notti in un museo? No. Ha più di 15 anni? No. Ha un fratello? Ancora no. Ha partecipato a Elisa di Rivo Ambrosa? No, 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 non ha partecipato. Poi lui tutto un video. Ah, ce l'ho. Che cazzo di domanda è, Akinator? Ma no. Va a scuola? Ancora no. Il tuo personaggio ha a che fare con l'arte del legno? No. Sto pensando a Nala, il gatto della coppia che scappa. Ma che cacchio è? No. Ma no. Akinator, ma all'inizio mi hai chiesto personaggio o animale? Ti ho detto personaggio, ma può essere Nala, che non so chi sia. Ma porca miseria, no, Akinator, no. Continuare, sì. Il tuo personaggio è cieco, no. Fa venire l'allergia. È un animale? No! Ha uno o più genitori famosi? Forse imbocchiamo la strada giusta, sì. Il personaggio è quasi pelato? Beh sì, raga, sì.
morto, pensa a me. Sa camminare? No. È appena nato? Sì. È un giornalista? Speriamo di no. Il suo personaggio vive a Roma? Sì. Riusciti. Dopo averlo sbagliato con un gatto, però ce l'avevo fatta. Figlia di Maishosha e Ambra. GG. Oh, raga, vabbè, la zecca tutte, non lo so. Mi stava a chiedere pure, cioè, le domande più idiote. Mo voglio sapere, no? La domanda su Elisa De Rivombrosa. Si è spiegato come professore. Ma signor Akinator, io veramente la trovo scandalosa questa cosa. Scandalosa, però, raga, super divertente. Sì. Bravo, Akinator, bravo. Personaggio indovinato solo 385 volte. E l'ultima volta mezz'ora fa. Oh, ragazzi, provateci anche voi. La facciamo diventare superstar. Mazza, questa era difficile però, eh. Però adesso, ragazzi, andiamo qua su questo sito, dove possiamo girare la ruota con dei nomi di personaggi famosi. E in base a quello che ci uscirà, andiamola a mettere su Akinator. Vai, giriamo la ruota. Gente proprio messa a cavolo, penso. Oh, vediamo un po'. Alberto Tomba. Allora, Alberto Tomba, ragazzi, che io sappia, era uno sciatore. Basta, non so altro. Giochiamo con Alberto Tomba. Personaggio. Il tuo personaggio indossa vestiti femminili? Allora, io l'ho sempre visto in tuta da sci, quindi te direi no. Però, nell'intimità, signor Tomba, è stato scoperto grazie a te? No. Indossa le scarpe? Penso nella vita di tutti i giorni, sì. Ha compiuto più di 35 anni? Sì, adesso non so quanti anni ha. È morto? Beh, oddio, fate cognome Tomba. Quindi, un'associazione con la morte ce l'avrà, però no, è ancora vivo. È nato in Italia? Sì. Ti conosce, signor Tomba? Mi scriva in privato, per favore. Penso di no, non lo so, penso di no. È famoso, sì. Ha a che fare con la musica? No. Il tuo personaggio ha a che fare col mondo dello sport? Sì. È un calciatore? No. È diventato? No. Ha a che fare con motori? No. Pratica sport all'aria aperta? Beh, sì. È un ciclista? No. Ha a che fare con le montagne? Raga, Akinator non lo freghi. Christian Ghedina. Io questo Christian Ghedina non ho mai sentito. No, non è lui. 5 minutes later. Non lo so. Come sto pensando a colui che ha creato questo sito? Forse, ragazzi, mi dovrei documentare un po' meglio sui personaggi, perché troppi non lo so. Dai, riproviamoci. Giriamo la ruota, vai, forza. Vediamo che ci becchiamo a sto giro. Laura Pausini. Allora, raga, Laura Pausini me la indovinavo X. Vediamo quante domande ci mette, però, eh. Indossa abiti femminili? Sì. Ha più di 26 anni? Sì. Ti conosce? Laura Pausini sarebbe il mio sogno. No, non lo so, penso di no. Probabilmente no. Ti conosce persona? Ma hai mai fatto due domande consecutive? No, non ci conosciamo. È biondo? No. Ha mai avuto dei figli? Non lo so. È nato in Italia? Sì. Ha a che fare con la musica? Sì. Ha più di 50 anni? No. Ce n'ha 47. Ha più di 40 anni? Sì. È considerato un icona di stile? Penso di no. Fa video a tema LGBT? No. Cioè, magari sarà a favore, ma no, non fa video a tema. Ha a che fare col mondo dei cartoni? No. Dai, che ci stai bene con la musica? No. Viene chiamato col suo nome e cognome? Sì. Più di 3 album? Penso di sì. Hai capelli rossi? No? Canta la solitudine? 18 domande, signora Akinator, per Laura Pausini. Ma dai, canta la solitudine, Laura Pausini. È la più grande cantante italiana. Ma probabilmente. Il tuo personaggio fa parte della serie Fallout. Allora, raga, aspettate. Cioè, capiamola insieme sta cosa. Ma lui spamma domande a caso. E prima o poi c'è zecca. Che c'entra? Dai, canta la solitudine. È di sinistra. Ma che cazzo ne so io? No, ho messo no, non lo so. Dove. È allergico ai pomodori. No, comunque no. No, no. Il tuo personaggio viene da Catania, no. Ha vinto un titolo NBA. Ma canta la solitudine, può vincere un titolo in NBA. Ehi, no! Canta in spagnolo? Sì, canta anche in spagnolo. Oh, mamma mia, oh, ci hai messo 25 domande. Ma era facilissima Laura Pausini, oh. Ma forse, ragazzi, hanno fatto Akinator col turbante per un motivo. Cioè, che sta là che traiarda, comincia a spammare le domande a caso, prima o poi la zecca. Guarda quante domande, guarda quante domande. Mettiamo adesso. Dai, questa la zecchi con X su. Un animale o un personaggio? Dissocio. È femmina? È donna. Ha più di 25 anni? Beh sì. È famoso? Beh sì. È una cantante? No. È biondo? Probabilmente. Ha più di 40 anni? Sì. È una ma no, la settima, già mi ha azzeccato. Porta gli occhiali? No. Il suo personaggio è un originale. Beh, raga, se ci fossero pure le copie sarebbe preoccupante come cosa. Sì, è lei. Il suo personaggio chiama il 118? No. 118! Ha a che fare con Domenica Live? Ha tante sorelle, ma che cazzo ne so io?
Come ha fatto? Akinator, come fai? Cioè, alla domanda di prima, con la solitudine ti ho mandato un pappa. Cioè, boh, vabbè. Barbarella me l'ha presa. Vai, gira la ruota. Yeah, yeah. Muovi la ruota. Oh, yeah. Niente, di nuovo Barbara D'Urso. Allora, scelgo io, ragazzi. Scelgo io. Ah, proviamo Jumpy Deck. Ok, vediamo, ragazzi, se per chiudere, vediamo se riesce a azzeccare Jumpy Deck. So tutto. È un animale o un personaggio? Un personaggio. È una donna? No, anche perché sennò sarebbe donna baffuta, sempre piaciuta. È diventata famosa grazie a YouTube? Sì. È un gamer? Sì, dai, sì. È famoso grazie a Minecraft? Beh, era famoso per grazie a Minecraft, ragazzi. Però voi siete troppo giovani per ricordarvi i parkour insieme a Murri. Mamma mia, era solo bestemmie, probabilmente. Ha gli occhi chiari? Io, ragazzi, sapete che non so che colore ha gli occhi Jumpy? No. Tortura gli altri? Beh, ogni tanto qualche video insieme sono state un po' una tortura. Sì, questo sì, però direte no, dai, direte no. Vabbè, vabbè. È proprietario di un'azienda? Beh, ragazzi, probabilmente sì, nel momento in cui siamo tutti proprietari di un'azienda. Cioè, i youtuber sono tutti. Se non c'hai l'SRL, cazzo fai? È un combattente? Direte no. È un'oca? No. Ama mangiare? Sì. Si è mai fatto vedere in faccia? Purtroppo sì. Ha pubblicato video con la propria ragazza? Sì. È un armadio? Se era Danny Lazzarin, sì, potevi mettere un armadio. Sì, però no, non è un armadio. A parte di Maze? No. Ha un gatto? No. Ha i capelli colorati? No. È forte a Clash Royale? Il tuo personaggio è stato mai assorbito da Cell? Probabilmente no. Viene spesso stuzzicato da Federica Masolin. Chi è? Chi è che viene stuzzicato da Federica Masolin, ragazzi? Direi di no. Ha lottato contro Gneo Pompeo? No. No. Ha le piume? No. C'ha tanti peli ma non le piume. Il suo personaggio viene dalla Sicilia? Sì. Ha a che fare con X Murri? Troppo sì. No, no, come Murri? No. Ma no, ti ho detto a che fare con Murri. Lavora con bella faccia. Tanto bello non è, no. Con la disperazione. Ogni tanto sì, dai. Ogni tanto sì, dai. Ma probabilmente no. Il tuo personaggio ha fatto parte della nazionale di calcio, no. A parte lo stop di gola, non mi ricordo altro. Ha pubblicato un video su Akinator. Beh sì, dai, raga. Nei tempi antichi tutti l'hanno fatto. È amico di Sanna. Ma chi è Sanna? Vive in Sicilia, sì. Dai, è Jumpy Deck. Ha girato un episodio su Akinator, sì. Salvo Pimpo. Ma chi è Salvo Pimpo? Scusa, Salvo Pimpo, ma... No, è... Oh, raga, Jumpy Deck. È andato in un altro mondo. No, dai, Porello, no, speravo di no. Ha il codino, no. Porta gli occhiali, sì. È in politica, no. È innamorato di tua madre. No. Rappresenta una figura religiosa? No. Lavora? YouTube non è un lavoro, però sì. È giallo. È giallo! Sì. È un marinaio o un pirata? No. Ha a che fare con gli ma che? Vestiti verde? No. Possiede un portafogli? Beh, penso di sì. Lavora in coppia? No. Si tinge le unghie? No. È un succubo. Cazzo, domande mi fai? Ha la barba? Sì. È di Palermo? Sì. Ha ucciso qualcuno con la matita? No, non credo. È un ciclista? No. Raga, 60 domande per Jumpy. Ha il seno piccolo? No, 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 no. Non lo so. È il padre di Murri? Ma come? Che cazzo sta succedendo, ragazzi? Ha il seno piccolo, il padre dei Murri. No, è Jumpy Deck, aiutatemi. È famoso per le bestie. Oh, sì. Murri Deck. La fusione da Jumpy Deck e Murri. No, non ci credo, raga, non sta uscendo. No, no. Secondo me perché ho messo è scarso a Clash Royale. È quasi pelato. No. Oh, io non c'ho parole, raga. No. Jumpy Deck. Jumpy Deck. Jumpy Deck lo youtuber. C'è pure il padre di Jumpy Deck. Raga, ho battuto Akinator con Jumpy Deck. Basta. Il video finisce qua. Io mi sono divertito tantissimo. Spero divertente anche per voi. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.